Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7, molto probabilmente con lo scorso e ultimo episodio di Gran Turismo 7. Avrete visto una sorta di estratto live, presa naturalmente da una live su Twitch. In descrizione avete tutti i link per seguirmi anche sul mio canale Twitch. Mi raccomando ragazzi, siateci. Allora, con un po' di problematiche sono riuscito a smontare la corona di questo T300, collegare tutto quanto al PC e avviare un software di ricalibrazione interna per quanto riguarda appunto il volante, perché sapete che oltre ai vari problemi di feedback non c'è feedback su questo volante, però mi dava proprio problemi che quando lo collegavo girava all'impazzata destra-sinistra e poteva provocare dislocamenti della crosta terrestre. E non sto scherzando. Quindi almeno per quanto riguarda la calibrazione credo di aver risolto. Io il volante ancora in game non l'ho provato, ma la cosa più importante di questo video è proprio questa. Sentite, sentite. Avete capito? La andiamo a provare oggi ragazzi, finalmente. Ed è pazzesca, ed è veramente pazzesca. Allora, ho già occhiato subito una gara, ho visto che non ci sono, nonostante sia un'auto usata, non c'è bisogno di cambiare olio perché è già tutto in buone condizioni. Non so neanche quanti sono i chilometri percorsi in realtà di quest'auto. Allora, in America ci mancavano solo le due gare nell'ovale, però come ho detto ce le teniamo per più avanti perché non so correre su quella pista. Andiamo in Europa perché ci mancava una gara Dragon Trail. Nello scorso video abbiamo fatto questa. Sì, con la Subaru. Ok, finiamo Dragon Trail così ci togliamo dalle palle anche sta pista. World Touring Car 700, quindi naturalmente 700 punti prestazioni, 10 giri. Dedicata appunto alle gruppo 4. Io come impostazioni non ho toccato nulla, l'ho solo rinominato setup di base. Anzi, in realtà in ECU l'auto di base appena la compri parte con questo, con l'ECU già personalizzabile, ma anche se lo metti stock non ti cambia nulla. Cioè cambia che è personalizzabile di base e parti così. Comunque noi teniamo tutto stock. E per quanto riguarda la difficoltà, siccome è un'auto molto potente, soprattutto trazione integrale, la vorrei provare già a difficile. Era stata su facile perché la scorsa gara a Sardegna, minchia raga, era infattibile. L'abbiamo fatta facile, l'abbiamo fatta. E quindi proviamo così. Adesso io inizio, magari è già buono come primo tentativo. Nel caso vedrete il classico taglio, avrò fatto un po' di pratica e poi mi sono buttato in gara come la corsa dure. Devo togliere gli aiuti perché ho farmato un pochettino. Sto farmando pochissimo, in realtà vedete sono a 7 milioni, oggi ho fatto due tentativi solamente. E niente, buttiamoci in gara così e vediamo questa 155 DTM. Mazza. Non so le staccate però. Minchia quanto è prepotente il feedback. No, aspetta un attimo. È troppo potente. Finalmente riconosco questo volante. A 6? Come a 6? Abbiamo sbagliato tutto nella vita. Vabbè, questo lo sapevo già, vai. Oddio, si è ripristinato il feedback. Bisogna vedere quanto dura però, Minchia, forse ho risolto. Risparmiamo un po' di benzina che non riusciamo a fare 5 giri. No, raga. No, aspetta. C'era qualche problema. No, abbassiamolo un attimo a 5 e riproviamo. Raga, lo storico. Bisogna vedere quanto dura. Il problema è quello, non rompete i coglioni col volante che funziona. Ripeto, bisogna vedere quanto dura, mo. Ha un feedback della Madonna, mo, Non mi deludere, T300, per favore, non mi deludere. Devo risparmiare 4. Con calma, Mick. Dopo andiamo ai box e gli metti le mani addosso. Ti fermeranno in 100 persone perché non è una cosa sportiva. È vero, però lo voglio fare. Occhio a sto deficiente. Vado più all'interno. Cazzo. Per colpa di sto. Niente. Oh, sto deficiente non si leva di traiettoria, raga. Non riesco a fare manco. Abbiamo già 1200 km sul groppone di base, Non riesco a fare manco la prima curva. C'è sto coglione in mezzo. Ai coglioni. Niente da fare. Vabbè, dai, usciamo così e pazienza.
Il sound non è figo quanto quello di Assetto Corsa, ma questo me lo immaginavo già, eh. Forse si sta già smollando, eh. Chi ci sa correre su sta pista? Dovremmo pagare noi per guidare quest'auto ogni volta. Su quest'auto dovrebbero togliere l'acquisto. Tu paghi ogni volta che la vuoi guidare. Bandiera gialla? Oh, oh, raga. Ah, il tizio con la Mustang. Vabbè, naturalmente quelle auto non girano, quindi ha la curva Tischianti, ovvio, un po' come Audi. No, il feedback si sta già smollando, eh. Peccato. Però vabbè dai raga, ce lo teniamo così, almeno non mi dà più problemi in calibrazione. Mamma mia, che missile. Non so correre su sta pista, però il problema è quello. Allora, sensazioni. Per ora si è smollato rispetto alla partenza, però non così tanto come credevo. C'è un po' di forza, almeno ce l'abbiamo. Quando cazzo recuperiamo tutti quei secondi? Impossibile. Non so correre su sta pista, raga, il problema è quello. Avrei preferito una visuale migliore dall'interno, vedo troppa strada. Non so un cazzo di sta pista, raga. Staccate, punti di corda, non so nulla, raga. Beh, questa è già presa meglio. Sì, mo suonano. Ma cos'è? Qualcuno ha vinto il campionato, eh? Che iniziano a passare auto che suonano. Il feedback è più... Ma che cazzo è? Si sta scurendo? No, non mi dire che sta per piovere, eh? Perché non ho le gomme io. Minchia, un ingresso in curva che fa paura, eh. Puttana. Dove giri l'auto va. Certo, sempre con moderazione, eh. Raga, se sentite il clacson dal microfono è da fuori, giuro. Questa la pigliamo sempre di merda. Oh, e basta. Minchia, ma fatevi una vita. Ha vinto l'Inter, ho capito, pazienza, eh. Non hai vinto tu, ha vinto l'Inter, ha vinto. Nel tuo conto non entreranno soldi. Sì, ma
ma qua si sta scurendo troppo. Ma che cazzo è? Non è che diventa notte, eh? No, non credo ci sia su sta pista la notte. Un'altra Alfa Romeo. Minchia raga, la trazione integrale ti incolla. Oh, cazzo, sportelli, coglione. Feedback è più presente, dai. Conta però che l'ho abbassato, eh. No, la pioggia. Non ho le gomme. E mo so cazzi. Mo sono cazzi. Ma il radar manco mi segna che c'è la pioggia, raga. Cioè, guarda. Sapete cos'è che mi piaceva tanto del volante quando funzionava a minchia? Non esisteva più la vibrazione del sottosterzo. Minchia, la cosa che non mi mancava più in assoluto. Adesso naturalmente che funziona, non dico al 100%, però è tornato anche il sottosterzo. Esagerato. Raga, io nelle gruppo 4 utilizzo solo questa mo, eh. Sti cazzi delle altre, dai, tutte quelle interessanti le avevamo provate. Interessanti poi. Una volta che provi questa, la parola interessante perde di significato. Non puoi usare la parola interessante con un'auto del genere. A me l'unica parola che viene in mente in questo momento è perfezione automobilistica. Meno male la pioggia... Oh, minchia! E credevo di essere entrato troppo veloce, eh. Incollata, raga. Noi stiamo guidando un treno. Avete presente i binari, eh? Che finché non si tratta dell'Italia il treno non deraglia e non provoca morti. Qua facciamo un po' di... No, cazzo, devo uscire. Ok, che culo. E no, non cambiare le gomme. Quindi abbiamo pittato prima di tutti. Non lo so, eh. Boh, vabbè, nel caso riavvio sti cazzi, eh. Se devo guidare quest'auto per riavviare, dove devo firmare? E... Ok, devo seguire il rombo, mi avete detto. Metto sempre un po' di più perché non basta mai. Senti, fai il pieno e sti cazzi, dai. Alfa corse. Ma l'avete letta quella scritta, raga? Dopo ce la guardiamo meglio, eh. Devo provare a rimettere il feedback a 8 e magari ritorna originale, perché comunque adesso è molle. E... Però lo sento già più presente. Dobbiamo tirarla, raga. Minchia, quanto ti aiuta la trazione integrale. Quest'auto qui la guidavo col pad su assetto corsa. Minchia, riuscivo ad andare forte, eh. Talmente si guidava bene. Che poi... Aveva tutta sta tenuta anche su assetto corsa, giuro, raga. Cioè, la guidavo senza aiuti, col pad. Minchia, era incollata uguale. Certo, fa molto strano guidarla col cambio sequenziale, però... Vabbè. Thank you.
Ma loro non pittano, raga? Cioè, per ora ai box non è andato nessuno. Ok, sono usciti due. Dobbiamo cercare di spingere a bomba. Minchia, lo sterzo molto diretto, cioè dove giri l'auto va. A meno che non esageri troppo, come ovvio che sia. Però ha uno sterzo molto preciso, eh. Tirala, tirala! Intanto loro devono ancora pittare, quindi dobbiamo spingere il più possibile. Certo che siamo al settimo giro, sono uscite solo due persone. È troppo assurdo. Ok, il primo è uscito mo. Tirala, Mick, tirala, tirala, tirala. Dobbiamo uscire davanti loro. Yamanaka è uscito, che era il primo. No, non è uscito, quindi siamo primi in teoria. No, no, io in tutte le gare gruppo 4 uso questo. Cioè, a meno che non mi metto un'auto che a livello di storia personale è quasi equiparabile a questa, io mi sa che utilizzerò sempre questa, mo, eh. Nelle gruppo 4, che cazzo me ne frega. Abbiamo esagerato un po'. Autostock, vi ricordo. No, questa auto per 10 giri è sprecata. Si sente comunque che l'auto è molto ignorante, eh? Cioè le puoi forzare molto di più le curve. Le puoi forzare molto di più. Si sente, eh? Me ne accorgo subito. Minchia. Aspetta. Vai. Ok, gli altri tre sono usciti. Minchia, la stiamo facendo a difficoltà difficile, eh. E lo possiamo comunque considerare come primo tentativo. Perché ok, ho riavviato 3-4 volte, ma non andavamo dopo sta curva. Volevo cercare di uscire meglio. Quel deficiente con l'Aston Martin, minchia, si piazzava lì in mezzo e non ti faceva fare un cazzo. Questo è il primo vero tentativo in realtà, eh. No, la scalata prima in terza. Mamma mia. No, vabbè, raga, cioè noi italiani di queste auto dobbiamo esserne solo orgogliosi, eh. Perché è veramente incredibile. Sta venendo la voglia di comprare il primo assetto corsa, tanto costa meno di 10 euro. Per provarla lì, giuro, eh. Li abbiamo umiliati, la benzina basta, giusto? Sì, abbiamo due giri. No! Questa deve essere interessante da guidare a Monza, non su sta pista del cazzo. Cioè del cazzo perché è inventata, in realtà ci sono piste ben peggiori di questa.
Non siamo neanche a metà della bruttezza. Questa è da provare a Monza, minchia, ti spari, non lo so, 6 ore di endurance. Cioè, ma va che cazzo di tenuta, raga? Adesso io la storia di quest'auto non la conosco, non so cosa ha vinto, ma sicuramente ha vinto parecchie cose, eh. Cioè, se la guidabilità è questa. Questo è un doppiato addirittura. No, vabbè. Raga, doppiato a difficoltà difficile. Quante volte è successo in 60 episodi? Neanche una volta. È un mostro sta macchina. Guarda, guarda, come giri, va subito dove... Raga, chi gioca da pad non può capire. Chi gioca da pad... Assurdo. E non è un simulatore, Chi gioca... Raga, fatevi un volante. Non questo, eh. Fatevi un volante, raga, fidatevi. No, esagerato col... Cioè, io adesso andrei a ripescare indietro tutte le gare gruppo 4 dove ho tirato bestemmioni a destra manca. Le rifarei tutte con quest'auto. Quanto ci fai che le faccio tutte al primo tentativo oppure così? Sapete che cosa è successo? Che ho spento il monitor. Oppure così te le vinco, eh. Ora riaccendi perché devo finire di registrare il video, però. Ci vinciamo 115.000 crediti. Naturalmente mi vado assolutissimamente a salvare il replay perché qua, raga, va messo. Cioè, se non lo metto... Mi arriva una denuncia, sei stato citato da Alfa Romeo, come? Non ho fatto nulla. Non hai messo il replay di quest'auto per sentire anche il sound e la bellezza esterna. Vediamo se abbiamo altre gare per il gruppo 4, no? Mi sa che sono rimaste tutte le gruppo 3. Però sai cos'è? Magari gli aumenti un po' i cavalli e la puoi usare come auto gruppo 3. Non ho più gare gruppo 4, è assurdo. No, tutte gruppo 3 sono. Ragazzi, non so veramente che cosa dire. Cioè, tra un'auto pazzesca, abbiamo vinto subito a facile al primo tentativo su una pista che... Minchia, tiravo inchiodate 100 metri prima perché non sapevo come comportarmi. Abbiamo parzialmente risolto il problema del volante. Si vede quanto sono contento, minchia. Se non si vede, evidentemente non avete aperto questo video. Ragazzi, a parte questo, che dire? Spero che vi siate divertiti almeno quanto me. È un'auto favolosa, eh. Io magari vado a recuperarmi qualche gara, giusto per sfruttarla un po' per conto mio. Vedo se riesco a trovare in rete un setup dove è possibile utilizzare questa auto anche nelle gare gruppo 3. Che ne dite? Dai, è un peccato averla usata per una gara e non ci sono più eventi disponibili gruppo 4. Non ce n'è più, raga. Sono rimasti solo gare gruppo 3 e quelle del rally, basta. Quindi per ora è così, vi do appuntamento al prossimo episodio e nulla, come sempre vi ringrazio per il supporto.